L'Accademia di Belle Arti dell'Aquila compie mezzo secolo di vita. Oggi la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico era il 1969 quando avviò le sue attività, ma da allora la battaglia forse più dura per l'Accademia Belle Arti dell'Aquila è stata quella contro la fuga degli iscritti all'indomani del terremoto del 2009. Una battaglia vinta che può far guardare al futuro con più speranza. Gli studenti hanno delle grandi opportunità di lavoro quando escono dai nostri corsi. Abbiamo 6 corsi di cui 5 sono con 3+2 ed uno è abilitante direttamente all'esercizio della professione di restauratore. L'Accademia dell'Aquila è una delle 5 in Italia che ha questo corso di restauro e quindi costituisce un'opportunità importante per i nostri giovani. Un ricordo particolare a chi ha avuto l'iniziativa di creare questa Accademia all'Aquila, Luciano Fabiani e Belidea, e il senatore Achille Accili riuscì ad ottenere i finanziamenti per la regolarizzazione da parte del Ministero della Scuola e successivamente anche per la realizzazione di questa bella sede, opera di Paolo Portoghesi, con 2 miliardi di lire all'epoca si realizzò questa sede splendida che dopo il terremoto è stata utilizzata perché era una delle poche che ha resistito ai danni del terremoto. La giornata dell'inaugurazione dell'anno accademico, che ha segnato anche l'apertura del programma che caratterizzerà le sue attività per tutto l'anno, ha avuto un ospite d'onore, il filosofo Giacomo Marramao, che ha dialogato con la storica dell'arte Laura Cherubini sulla mistica e la filosofia nell'arte di Fabio Mauri, uno degli artisti più influenti del secondo dopoguerra, docente di estetica della sperimentazione proprio all'Accademia di Belle Arti. È mezzo secolo di Accademia all'Aquila, è stata gestita con grande capacità innovativa, è un luogo di sperimentazione. E io e Fabio abbiamo in comune l'idea dell'arte non come una forma di espressione retorica, non l'arte e l'artista in modo retorico, ma l'artista come sperimentatore del mondo.